Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su Torchlight 2. Allora, ho preso il sabato libero perché al di là del fatto che c'era un caldo terribile, almeno un giorno di stacco da YouTube ci voleva. Nello scorso video avevamo affrontato alcune quest, adesso ci rimane questa di qui, più andare a parlare con il guardiano dell'aria, cosa che faremo adesso. Io direi anche di fare una cosetta, vendere alcune cose e tenerci proprio l'essenziale. Vediamo. Questa di qui me la tengo, è una pistola unica. Gli oggetti unici, anche questo lo vorrei tenere. Per esempio, questo di qua ha 90 damage reflection, che è 8, ottimo. Però vabbè, lo voglio conservare, poi ci penso. Set inferno. Però è piccolo, ragazzi, è piccolissimo. Adesso tutti questi pesci li andiamo a vendere. Oggi facciamo le cose sempre con calma. 22, 14. Allora, vediamo cosa vendere. Di qui vorrei vendere tutte queste di qua più 14. Adesso facciamo un pochettino di economia. Allora, questo no, mi interessa. Allora, elettrico. Questo è buono, però lo conservo. 22. Questo li conservo pure. Ok, tutti questi li possiamo vendere. Tranne questo che è unico. Andiamo da un mercante qualsiasi. Anche questa è unica. Oh mio Dio, tutte cose uniche. No. Vendiamo pure questi. Questi se ne vanno tutti. Vabbè, due armi uniche me le tengo nell'inventario. Ok. L'abbiamo fatto. Ora, quanti soldi ho io? 41.000. Possiamo effettuare qualche incantamento. Vediamo. Questo no. Questo non credo nemmeno. Andiamo qui. Vediamo cosa ci ha aumentato. 4 a vitalità e 52 a salute. Ottimo. Questa cintura la possiamo upgradare? No. I guanti nemmeno. Il mantello. Ho sta collana che fa schifo. Perché ce l'ho ancora non l'ho capito. Proviamo a upgradare gli anelli. Fortune smiles upon you. Più uno a tutti i danni, insomma, pure questo mi dà più uno a tutti i danni. No, 57 salute. E 3% a poison damage, però sta collana che abbiamo fa schifo. Diciamo, cerchiamo di sistemare un pochettino le cose. Io dovrei avere qualche collana. Più 22 health. 22 difesa elettrica. Qualche collana. Cioè, l'unica migliore è questa. È veramente ottimo. Ah, richiede la classe Ember Mage. No. Interessante. Vabbè, per ora la collana non la voglio nemmeno toccare. Richiede classe Berserker. Interessante, adesso abbiamo. Allora non tocchiamo più nulla. Parliamo con lui. Ok, adesso dovremmo andare to the Salt Barrier. Barrens. Però c'è da fare qui un'ultima cosa. Prima di. Ma il pet ha qualcosa, no?
Andiamo avanti. Se non sbaglio, c'è un dungeon che non avevamo fatto e lo facciamo adesso. Io francamente adesso ho sistemato pure la stanzetta, ho messo tutta la Roach Rift, non me lo ricordo. Però non mi ricordo se era qui. No, qui tutto avevamo visto. Fermi. Cioè, 2 giorni che non gioco qui e mi sento perso. Comunque, ho ripreso, per chi non lo sapesse, a registrare aspettate, vediamo. Qui ci eravamo arrivati. Qui ci posso passare velocemente. Vabbè, lì ci sono 8 oro, non è un problema. Quindi adesso vi spiego come ho migliorato il flowing del PC. Ho tolto il case, io ho il ventilatore, quindi automaticamente il ventilatore gira, rinfresca me, rinfresca anche il PC, spettacolo. Voi non potete vederlo perché la telecamera è puntata su di me, però ragazzi, funziona. Allora andiamo avanti. Intanto andiamo avanti e vediamo quello che succede, perché mi sto perdendo. Mal che vada utilizzo un waypoint portal. Vediamo dove ci porta questa nuova quest. Breaking the Siege. Ok, gli oggetti dorati. Sì, qui ci sono. E noi qui dovevamo andare. Ah, ed è dove stiamo andando noi. Ottimo. E qui c'era tipo il portale. Cioè, in poche parole, dove stiamo andando noi e dove volevo andare io all'inizio. Per forza. Ottimo. Naturalmente abbiamo già esplorato tutta l'area che è rimasta. No, qui ci dovrebbe essere tipo un qualcosa nel muro. Esatto. Però non so se ho dimenticato qualche questa. Facciamoci questa. Vedrò di farla tutta in un episodio senza effettuare tagli. Io controllo se sto registrando. One moment. Ok, siamo a 10 minuti e ancora non abbiamo fatto nulla. Allora, io devo mettermi in testa una cosa. Ah, qui automaticamente si stanno picchiando tutti. Quindi come setterò adesso gli episodi? Farò tutta la missione e poi la carico. Così appena finiamo Torchlight 2, se ancora ho attiva la serie su Oblivion, farò anche Torchlight 1 prima che esca Torchlight 3. Allora, registrare con. Non c'è niente, andiamo. Cioè dobbiamo attraversare. Perfetto. Le pozioni ce le tirano. Normale, 1300 di critico, ottimo. Dovuto al fatto, per chi non lo sapesse o per chi stesse seguendo la serie da poco, che io veramente
un'alta destrezza con questo personaggio. Uno potrebbe dire sì, ma tu sei un evocatore, evoca le tue sentinelle. Non ce l'abbiamo, ragazzi, non ce l'abbiamo le sentinelle. Cioè, potrei prenderla una nuova skill. E mi sa che la vorrei prendere. Vabbè, ci pensiamo dopo. Per ora è molto lineare questa zona. Cioè, stiamo semplicemente andando da un punto a un altro. Però l'importante è che il titolo non annoia, anche se è un molto lineare, diciamo che... Attenzione, ci sono molti nemici. Naturalmente io colpisco così ricarico anche la salute. Vedete? Quindi se aumentassi anche la velocità di attacco... Cioè, in poche parole, perché è utile avere un alto indice di ripristina vita per secondo? Perché se non l'avessimo ci farebbero a pezzi. Poi tra me e l'arma, sembra essere qui, conviene ucciderli a mano. Se li beccate e fanno poco danno, 2-3 colpi ci ricaricano un tot di vita. Oltre a quella che già ripristiniamo, cioè noi ripristiniamo salute e mana sia dall'armatura che dalle armi. O meglio, ripristiniamo salute solo, se non mi sbaglio, dall'armatura e l'arma. Il mana solo dall'arma. Cioè, è ottima la cosa. Poi abbiamo un ottimo pet. Adesso eliminiamo tutta questa gente. Penso a questo. Vedete, già abbiamo tutta la vita ripristinata. Senza nemmeno utilizzare pozioni. Ok. Speriamo. E oggi caricherò questo video. Sicuramente per primo. Poi... O meglio, prima registro questo. Poi registro Oblivion o PCB Simulator. Sicuramente PCB Simulator, perché almeno... Uno, due, ecco. Ok, questo è pericoloso. Questo fa male. Così faccio 1-1-1. Soltanto che poi va a finire che comincia a registrare su Oblivion, il tempo vola. Quindi le serie su Oblivion, Skyrim, Fallout e cose varie non hanno orari. Cioè, su New Vegas ho ripreso la mano, quindi bene o male. A forza, ottimo. Ma ancora siamo vuoti. E questo, questo è ottimo, perché ci permette di ripristinare 22 punti salute se lo mettiamo in un'armatura buona. Quindi adesso cosa vorrei fare? Level up, ottimo. Vediamo cosa dare. 65, 65, 30 e 60. Vitalità. E siamo a livello 38. Buono. Vedete, non do i punti così alla come viene. Li tolgo un po' più a forza. C'ho una struttura ben precisa. Per esempio, il prossimo livello io dovrò dare 5 punti. E... Ah, come si chiama? Quindi 65, 65, 65. Questo se ne va a 35. E diciamo che mi piace farmi questi piccoli conti.
non sono cose difficili. Questi per esempio fanno un botto di danno, almeno credo. Le salamandre per esempio sono molto pericolose perché ci danno dei debuff che ci fanno male. Adesso vedete sto sta gemma. Ah no, perché già questo ce l'ha un incantamento. Però c'è un personaggio che ci può fare i buchi nelle armature per metterci altre gemme. Poi le gemme voi le potete pure recuperare. Questa cosa è utilissima perché dite allora per sto livello sta armatura che tra virgolette è la più forte. E dite me lo faccio così il personaggio, tutto che assorbe vita, quello che volete. Poi cambiate armatura, mica l'ho andata a perdere il socket, la gemma. Distruggete. L'oggetto, però in compenso riottenete la gemma e quindi sono riutilizzabili ed è ottimo. E questo qua lo attacco a me. Quindi vi faccio un esempio, per assurdo che trovo un'armatura uguale a questa, però molto più forte, 20 di cura, dico ok, ha tutti gli attributi che voglio io. Attenzione, questi qui sono pericolosissimi, soprattutto perché abbiamo poca vita. Ok, già abbiamo finito, siamo al boss. Adesso ci ripristiniamo la salute e ci andiamo dal boss. Però in compenso voglio togliermi un po' di cose. No. Ok, tutte le cose blu e verdi non mi servono, le vendo. E tutte le cose che non sono uniche. Ok, facciamo partire il pet. Quindi diciamo che a livello di meccanica di gioco è la sento alla perfezione sto titolo. Cioè non ha noia. A posto di farmarvi 40.000 armature e 40.000 socket, voi dite ok, mi tengo questi 4 socket, li recupero distruggendo l'arma o l'armatura. Ok, qui non c'è più nessuno. Adesso aspettiamo qualche secondo, è il tempo che si ripristina tutta la vita. Guardate in quanto... Cioè noi riusciamo a ripristinare al secondo. Togliamo questo, questo, questo. 20 vita al secondo. Cioè assurdo. È velocissimo. Guardate, già abbiamo ripristinato. Ora questo trinket sarebbe buono metterlo per esempio qui. E passiamo da 20 a 44 a secondo. Ed è quello che faremo adesso nel prossimo video. Che mancano 35 secondi. A 30 secondi entriamo, dai. E qui dove siamo? Una nuova area. Vabbè, almeno... Oh mio Dio, guardate che figata quella cosa. Giriamo. Ok, mega cestone. Oh mio Dio, Gundam. Caduto. Questi cosi. Ok, qui non mi risparmio. Vedete i boss? Sono di una... Ah, ma i boss del calcio. Perché non gli facciamo danni? Sono invincibili queste corrette. Ok.
per ora reggiamo benissimo. Il problema qual è? Che il nostro pet, spero tanto che attacchi. Un danno è spettacolare. Io le pozze non le risparmio, anche quelle. Per ora io colpisco con tutto quello che ho. Quindi se voi utilizzate sempre le pozze e tutto, il gioco non diventa impossibile. Okay, siccome lui è veloce, io cosa faccio? Me lo porto dove dico io il boss. Vieni qui. Le altre torrette perdono tempo. Minchia, minchia. Un anello misterioso, ottimo. C'era lo scrigno qui. Cosa abbiamo preso? 92 Ice Armor e 3% che ci aumenta di trovare oggetti speciali. Buono. Ma qui posso aumentare cose? No. Però fra poco qui saremo a livello 10. Ottimo. Ottimo. Cioè fra poco arriviamo al tier 2. Ed è buono. Perfetto. Questa è la skill attiva. È al 42. Quindi fra poco, ragazzi, vediamo. Noi siamo al 38, al 42, fra 4 livelli. Non è male. Il guardiano. Buongiorno. Per esempio, questo di qui è ottimo. I will open up 196 220. Prendo quest'arma. Adesso quest'arma cosa di particolare? 7% attack speed e 8% cast speed, ed è pure buono. Però vediamo una cosa nelle statistiche. Sì, perdo un pochettino in attacco. Ah, ma non posso usare l'attacco speciale. Non posso utilizzarlo. Vabbè, questa sarebbe tutta da potenziare. Ed è una cosa che faremo. Quindi questo insomma, non è che sia così buono. Intanto andiamo a vendere queste cose. Dobbiamo tornare alla base. Però c'era qui lo scrigno. Ecco, boss. E questo? Sto cannone. Ce l'abbiamo fatta. Ora io volevo tornare. Innanzitutto fare degli upgrade a st'arma, a sto spadone. Va bene, abbiamo terminato già una quest, ma non mi va subito di salutarci. Grazie e mazzi. Abbiamo 31.000. Ok. Più 13 physical damage. Vado. Cioè, quindi vediamoci. Adesso è più forte questa. Cioè, vi rendete conto le pazzie? Elmo raro più 14% speed. Ma per ora tengo questa. Ora cosa vorrei fare io? Al di là del fatto che vorrei rimuovere in quest'arma entrambi gli ember, noi dobbiamo andare qui.
so, faccio durare un po' di più l'episodio, ma non è un problema. Non è assolutamente un problema. Voglio andare un attimino a sbloccare il socket nell'arma. Ora, io non mi ricordo effettivamente. E qui noi siamo leggermente overpowered. Quindi non ci sa se si va bene. Cerchiamo di fare una cosetta più veloce. Almeno si faccia vedere che c'è. Prendi la posta. Sì, vabbè. La stanza segreta non mi serve. Serviva semplicemente. C'è qualcosa che ci ha rallentato, però non mi interessa. Vedere se ci arrivo subito subito a trovare. L'incantatore. Facciamo veloce. No, non mi interessa dei nemici. Bene, c'è un mini boss. C'era un mini boss. È finito il mana. Pensare che qui prima, cioè, ci facevano male. E sto giocando no defect di più. Questo si chiama esperienza gratis. Ho trovato un altro oggetto unico, una spada unica non identificata. Questi male ci hanno fatto. Ah, perché c'è quello che ci succa la vita. Uccidiamo subito questo. Ecco perché morivo, adesso l'ho capito. Attenzione a quel mago con la lanterna. E sapete cosa mi ricorda Dark Souls 3? C'erano quei bastardi che tipo ci abbassavano la vita. Ecco perché morivamo. Non perché eravamo scarsi, cioè. Stairs down. Ragazzi, dobbiamo velocizzare. Parliamoci chiaro. Sto cercando proprio di fare una cosa non veloce di più. L'abitudine di. Dovrei stare qui. Un altro socket del genere abbiamo preso. Questi guanti. Più 8 physical armor. Sì, però troppe armi uniche. Vabbè, vendi. Cominceremo a vendere pure le armi uniche. Per esempio, questo di qui, dai. Focus 75. Ma vaffanculo. Vendi. Andiamo. Qui ci dovrebbe essere. Se non ricordo male, il nostro carissimo. Cioè io li one shot. Vediamo un boss senza utilizzare skill. Ugualmente lo devasto. Che voglio farvi vedere un. Una nuova arma a posto di questa, però fatta bene, cioè che assorbe vita a colpo, che casta più in fretta e che ripristina pure più male.
Questa di qui la rimuoverò. Tra poco saremo pure di livello, quindi saremo al 39. Siamo senza mana. Eravamo senza mana. Andiamo qui. Non mi ricordo se è qui. Il pet tornerà fra 40 secondi, quindi noi abbiamo 40 secondi per devastare tutto. Siamo inarrestabili. Ho visto un mini boss lì, qualcosa del genere. Subito. Sicuro si teletrasporta convinto di poterci battere, ma non ce la può fare. Cioè, vi sto facendo vedere non solo che abbiamo fatto una missione, ma pure come fare esperienza facile, perché fra poco saremo di livello. Dovrebbe essere qui sto cavolo di incantatore. In una di queste parti ci dovrebbe essere l'incantatore. Perché questi di qui, lo so, è una vergogna curarsi qui. Però non mi va di morire e spendere soldi, perché adesso i soldi hanno un'utilità particolare e ci servono per upgradarli tutti. Pensa a questo, anche c'ho il pet che fa la sua porca figura. Forse il pet da solo fa più danni di noi, io sto presentimento. Cesta. Qualche altro ember. Cioè, trovare gli ember che ci ripristinano la salute a colpo non è che male, è importante. Qua non c'è niente, ho sbagliato strada. Dannazione. Andiamo via. Dai, speriamo che sia dopo il ponte. Allora, capito, poi vi uccido. Non so, sto skippando un po' di cose, però capite bene che non già qui l'abbiamo esplorato. Dai, cioè ci siamo fatti una parte inutile del dungeon. Dobbiamo salire. Cioè saperlo. Vabbè, skippo un po' di cose. Vai. Non c'è niente. Ammazza il suo stronzo. Essere da qualche parte qui. Uno, due. Dove sei? Dove sei, maledetto? Sì, perché se qui c'è l'artificiere. Mamma mia il caos, guardate tutti qui e tutti morti. Vedete, allora anche i mostri vengono uccisi dal raggio laser. Ottimo, questa cosa non me la ricordavo. Qui si dovrebbe scendere, però noi dobbiamo andare dall'altro lato. Perfetto. Passiamo adesso.
Cioè, doppio dungeon in un episodio, fighissimo. O al massimo taglio, non lo so. Provato. E lui è quello che ci fa i buchi. Vabbè, per chi non lo sapesse. Avete finito? Quindi venite qui, dovrebbe essere lui. Sì. Allora, questo di qui, Jurik the Socketer. Basta. Ci aggiunge socket allarma. Adesso io voglio aggiungere socket a che cosa? A quella spada che avevamo preso. Che non mi dite che ho venduto. Ottimo. Bellissimo, l'avevo venduta quell'arma. Porca miseria. Vabbè, non mi cambia assolutamente niente. Io volevo aggiungere però qualche socket qui. You are fortunate. Perfetto. Abbiamo un socket vuoto. C'è assurdo, per la fretta ho venduto l'arma che volevo potenziare. Fermi. Vabbè, non mi cambia assolutamente niente. Questo no. E adesso noi potenzieremo qui l'armatura. Your pet has departed. Allora, vedete questo di qui? Lo mettiamo qui. Tac. Adesso abbiamo. E poi c'è anche questo di qui, socchetto unico. Dov'è il quello per i socket? Ah, è sparito! Cioè, è assurdo! Cioè, questo se non l'ho capito se è sparito di suo o perché non si può dare più niente. Sarebbe stato troppo scauso. Questo se non la sapevo. Beh, in compenso adesso. Ma questo qui ho fatto bene a non utilizzarlo. Allora, quanto abbiamo di cura? 36 a colpo, cioè ottimo. Però è strana questa cosa che se ne va il. Va bene. Waypoint portal. Non so dove sto andando, ho sbagliato qualche cosa. Adesso ci salutiamo. Cioè, pensavo che durasse in eterno. Cioè, avere sempre nel dungeon quel. Ah, sì, potevamo tornare anche indietro, però vabbè. In compenso abbiamo un'armatura potentissima. Qui abbiamo tutto potenziato. Vediamo, c'è altro da fare. Qui non credo. Massimo incantamento? No, non c'è. Cioè, al massimo potrei spendere qualche soldo per sta collana. Ma sì. Non spendo tanto. Ce n'ha 3 mana e 25 salute, proprio il minimo indispensabile. Niente di così eclatante. Quindi, ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. L'ho fatto durare un po' di più. E non, sicuramente non la taglierò quella parte perché vi voglio fare vedere un po' di tutto. E poi che cosa? Mi raccomando, continuate a seguirmi, continuate a seguire la serie su Torchlight 2, lasciate like, commentate e condividete il video. Alla prossima!